Buon pomeriggio, bentrovati a questa prima edizione del TG6 in apertura. Oggi giorno di vigilia, ascoltiamo le parole dell'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti, che rivolge un pensiero soprattutto alle persone malate e a chi soffre in questo dicembre, in questo Natale davvero particolare, speriamo per molti versi irripetibile, soprattutto speriamo di lasciarci presto alle spalle la pandemia che ci sta affliggendo ormai da quasi un anno. Allora, ascoltiamo le parole dell'arcivescovo Valentinetti raccolte da Paolo Renzetti. Eccellenza, qual è il messaggio di questo Natale? Un Natale diverso dagli altri, un Natale ancora più sentito per le tante difficoltà che si stanno attraversando? No, è un Natale che ci chiede di riflettere, di pensare, finalmente di avere tempo a disposizione per pensare, riflettere, pregare, pensare alla nostra vita interiore, perché abbiamo tutti una vita interiore da coltivare, e che molte altre volte, forse tanti altri Natali, non abbiamo saputo, non abbiamo potuto, non abbiamo saputo coltivare. Questo è il tempo in cui forse ci è permesso di fare con più serenità per aggrapparci alle dimensioni della fede, alla dimensione della speranza. Ecco, la speranza che la memoria storica della nascita di Gesù e l'attesa del suo ritorno nella gloria, quando verrà, sì, Signore del cielo e della terra, a guarire tutte le malattie, a guarire tutte le sofferenze e a risuscitare tutti i morti, possa essere realmente quella speranza che alberga nel nostro cuore. Una pandemia, eccellenza, che ha portato anche tanta povertà in più, tanti nuovi poveri, lo testimoniano anche i dati che sono stati resi noti nei giorni scorsi dalla Caritas diocesana. Ma questo è un fenomeno a cui stiamo assistendo ormai dal mese di febbraio-marzo, perché immediatamente le persone più fragili, le persone più deboli, hanno avuto subito problemi di vario genere, di vario tipo. Io penso, per esempio, a molti che non avevano lavoro, cioè già quella era una situazione di precarietà, ma magari qualcuno si arrangiava facendo lavoretti, diciamo così, anche di poco conto, ma pur guadagnando qualche cosa per la propria vita, per la propria esistenza e per la propria famiglia. Questo non c'è stato più. E quindi in realtà alla fine il numero delle persone che chiaramente hanno dovuto trovare una soluzione ai loro problemi è aumentato a dismisura. Credo che sia nostro dovere personale aiutarli, forse nel silenzio e forse nella discrezione, perché ripeto, la carità non la si può delegare a una struttura, la carità è un fatto personale di ciascuno di noi. L'augurio dell'arcivescovo della diocesi di Pescara Penne, l'auspicio anche per il nuovo anno. L'augurio è che l'anno nuovo ci porti finalmente qualcosa di buono da un punto di vista scientifico e medico, il vaccino, una cura, qualsiasi altra cosa che ci possa far uscire da questo tunnel grigio e buio. E poi la benedizione e la preghiera, veramente, perché nel cuore di tutti alberghi un po' di serenità, un po' di pace, di tranquillità, soprattutto pensando che l'Emanuele, il bambino che contempleremo nella grotta di Betlemme, è ancora il Dio con noi, il Dio che sta in mezzo a noi, anche nelle sofferenze, anche nelle difficoltà, anche nelle fatiche. Il Signore non ci lascia, non ci abbandona. E adesso andiamo in diretta all'obitorio dell'ospedale di Chieti, dove per noi c'è Paolo Renzetti che sta seguendo gli esami autoptici sulle tre vittime dell'incidente alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Linea a te Paolo, buon pomeriggio. Sì, grazie Alfredo, buon pomeriggio dall'Istituto di Medicina Legale del Santissima Annunziata di Chieti. Sono in corso gli esami autoptici, in corso l'autopsia sui corpi delle tre vittime del terribile incidente, della terribile esplosione che si verificò il 21 dicembre scorso alla Sabino Esplodenti di Casalbordino. Autopsia eseguita dall'anatomopatologo della ASL di Lanciano Chieti Vasto Pietro Falco, iniziata in
intorno alle 9.30 di questa mattina, sta proseguendo quando ormai abbiamo superato le 14, dovrebbe concludersi intorno alle ore 15:15:30. Ricordiamo le vittime di questa tragedia che ha sconvolto tutta la comunità di Casalbordino, di Guilmi e di Polluti, tre paesi dove risiedevano i tre operai: Carlo Spinelli, 54 anni, di Casalbordino, Paolo Pepe, 45 anni, di Pollutri, e Nicola Colameo, 45 anni, di Guilmi. Dicevamo, prosegue l'autopsia da parte dell'anatomopatologo Pietro Falco, che servirà ovviamente per cercare di fare più chiarezza su quello che è accaduto per quanto riguarda le indagini che proseguono da parte della Procura della Repubblica di Vasto. In questi minuti il dolore dei parenti delle tre vittime presenti qui all'obitorio dell'ospedale di Chieti, tra l'altro proprio nel pomeriggio si terranno i funerali di Carlo Spinelli a Casalbordino e le esequie di Paolo Pepe a Pollutri nella giornata di domani. Ci saranno invece i funerali della terza vittima, Nicola Colameo, a Guilmi. Come detto, si continua a lavorare, lo stanno facendo gli inquirenti, per cercare di capire le cause di questo terribile incidente. Ricordiamo che la Sabino Esplodenti, un'azienda riconosciuta a livello europeo per il disinnesco, per il trattamento di ordigni bellici e lo smaltimento delle polveri da sparo, e sembrerebbe, secondo le prime indiscrezioni che sono trapelate, che ci sia stata un'esplosione anche di alcuni razzi, razzi di segnalazione usati normalmente dalle imbarcazioni che sono in difficoltà. E noi abbiamo questa mattina ascoltato un esperto della Lega Navale Italiana, della sezione di Pescara, che ci ha illustrato come funzionano, come sono fatti questi razzi di segnalazione. Allora, se la regia è pronta, possiamo andare a vedere questo contributo. Siamo con Luca Mincarini della Lega Navale Italiana di Pescara per parlare di questi che impropriamente sono chiamati razzi di segnalazione, che sono usati in mare. Se ne è parlato purtroppo nelle ultime ore per la drammatica vicenda accaduta a Casalbordino. Vogliamo far vedere ai nostri telespettatori come funzionano, come sono fatti? Sì, buongiorno a tutti. Allora, queste sono dotazioni visive, luminose, che fanno parte di tutta la famiglia delle dotazioni di sicurezza che ogni persona che esce con un natante o un'imbarcazione in mare deve avere a bordo. Nello specifico queste sono quelle entro le 3 miglia. Sono dei normalmente definiti razzi di segnalazione, ma sono chiamati fuochi sia a mano che, come in quest'altro caso, fuochi a paracadute. Sono dei dispositivi di segnalazione che servono soprattutto per far vedere la propria posizione quando ci si trova in difficoltà o quando si è entrati in modalità di sopravvivenza, abbandonando la barca, l'imbarcazione, la nave e salendo sopra la zattera. Queste qui sono delle dotazioni che servono soprattutto per essere visti quando il soccorritore è già vicino a noi. Questo è il fuoco a mano, emette una luce rossa. Questa luce rossa è molto intensa, quindi è sempre consigliabile non vederla, e durante la fase in cui avviene l'innesco si crea una luce rossa molto forte, ma vengono create anche le scintille, quindi il consiglio è anche di utilizzare e avere a bordo un guanto ignifugo. E questa fa una luce rossa che dura 60 secondi all'incirca e può essere vista da 6 miglia. Quest'altra invece quest'altro segnale luminoso è un fuoco a paracadute. Questo fuoco a paracadute serve per far vedere la propria posizione quando invece i soccorritori sono lontani da noi, che siamo in pericolo. Parliamo segnalatori che hanno una bassa potenza, Mincarini, sono sì, leggeri nella loro... La carica che è all'interno non è esagerata, non è potentissima, anche perché altrimenti metteremmo a repentaglio anche la sicurezza di tutto l'equipaggio e dell'imbarcazione stessa. Sono piccole cariche che servono a innescare proprio il segnale luminoso. Il problema è quando vengono stoccate per essere smaltite, che essendone tante,
istante, poi se ne parte uno, conseguentemente partono anche tutti gli altri fuochi a mano o a paracadute che devono essere smaltiti. Uno dei problemi maggiori è proprio lo smaltimento, cioè il diportista, colui che naviga per diletto, anche quelli che navigano su imbarcazioni commerciali o per lavoro, a scadenza dei 4 anni hanno il problema di dove smaltirle. Se ci si reca presso i negozi da cui li acquistiamo, possiamo essere messi in contatto con delle aziende che si occupano proprio nello specifico di questo, come per esempio l'azienda appunto di Vasto. Cioè, da quello che so io, l'azienda di Vasto è un po' quella più grande, perché poi tutte le altre piccole aziende si appoggiano a loro. Hanno un costo di smaltimento, se non erro, sui 2 euro al pezzo. Molte volte però succede che qualche diportista indisciplinato, pur di non spendere soldi per non avere la rogna, la seccatura di recarsi presso queste strutture per smaltirle, li abbandona anche nel semplice cassonetto dell'immondizia. Paolo, ricordiamo che attualmente la Sabine Esplodenti di Casalbordino è sotto sequestro, i circa 70 dipendenti sono in cassa integrazione, la procura di Vasto col procuratore Di Florio e il sostituto De Lucia procedono per omicidio colposo plurimo e per disastro colposo, tra l'altro c'è stato anche un sopralluogo questa mattina proprio mentre si stanno svolgendo gli esami autoptici che in realtà sono iniziati ieri con quelli dei RIS e oggi proseguono con il dottor Falco. Si è svolto dunque anche un ennesimo sopralluogo, abbiamo sentito insomma Paolo questo servizio che ci ha fatto vedere insomma questi razzi da segnalazione per ambiente nautico, certo non hanno delle grandi cariche esplosive, bisognerà capire quanti ce n'erano e se sono stati loro poi a causare lo scoppio. Certo, ovviamente queste sono state le prime indiscrezioni, ovviamente c'è anche il massimo riservo da parte della magistratura sulle indagini, sull'inchiesta molto delicata che purtroppo deve far luce su questa tragedia in cui sono morti 3 operai, è chiaro che bisognerà capire cosa è accaduto, ma come ci spiegava nel servizio che abbiamo appena visto Luca Mincarini, parliamo di dispositivi con una bassissima potenza, è chiaro. Poi ovviamente la quantità potrebbe incidere, ovviamente una grossa quantità in una esplosione più potente, ma presi singolarmente questi razzi da segnalazione hanno davvero una carica molto molto bassa. Saranno ovviamente le indagini della magistratura a cercare di chiarire e di far luce su quello che è accaduto, saranno indagini lunghe oggi. È però il giorno del dolore perché ci saranno 2 dei 3 funerali e poi dal 21 dicembre ci sono 3 comunità che stanno piangendo questi giovani operai morti mentre stavano svolgendo il loro lavoro. Ovviamente nel corso delle prossime edizioni del TG6 vi proporremo un altro contributo, ovviamente cercando di andare ad ascoltare anche il dottor Pietro Falco per conoscere e sapere qualcosa in più anche sull'autopsia che è ancora in corso di svolgimento dalle 9.30 di questa mattina. Per il momento è tutto, da Chieti se non ci sono domande possiamo restituire la linea allo studio. No, grazie a Paolo Renzetti, noi adesso andiamo avanti con il nostro telegiornale, voltiamo pagina e ascoltiamo adesso quanto sta facendo la Guardia di Finanza con il comando regionale per combattere i nuovi fenomeni di criminalità in questo periodo di pandemia Covid. Vediamo il servizio di Infomedia News. Guardia di Finanza in campo e in prima linea sin dai primissimi momenti di questa pandemia, un'attività che però non si è mai fermata, tante le azioni messe in campo proprio dalla Guardia di Finanza e i controlli che ovviamente nel periodo natalizio praticamente alle porte sono già aumentati. Questo 2020 chiaramente è stato caratterizzato diciamo da un'emergenza dovuta alla pandemia, da questo virus, e quindi fin da subito la Guardia di Finanza si è dovuta riconvertire
ha dovuto indirizzare la propria attenzione su attività specifiche. Naturalmente adesso si sta studiando anche tutto il fenomeno economico e sociale legato a questa pandemia. In particolare la Guardia di Finanza si sta indirizzando verso quei nuovi fenomeni che possono derivare da gestioni illecite delle risorse che vengono stanziate. La nostra attenzione è verso le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata che, approfittando del particolare momento di difficoltà finanziaria, quindi di liquidità, per motivi speculativi o perché intendono inserirsi nelle compagini aziendali, societarie in difficoltà, potrebbero venire a danneggiare quella che è la concorrenza sana. Poi comunque la nostra attività è proseguita anche sotto altri settori, quali quelli naturalmente i controlli fiscali, che sono stati rimodulati, si pone l'attenzione verso le forme di frodi più insidiose, verso quelle situazioni che presentano, che sono maggiormente lesive per gli interessi dello Stato e che comunque in questo momento necessitano di una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione finanziaria. Abbiamo proseguito sotto il profilo del traffico e coltivazione degli stupefacenti, abbiamo avuto anche qui in Abruzzo esempi recenti di servizi svolti anche grazie alla componente aerea di Pescara, quindi del regionale Abruzzo, abbiamo individuato delle coltivazioni di canapa indiana, proprio di ieri un servizio di Chieti, svolto da Chieti, sul ritrovamento di una discarica abusiva, attività a tutela del territorio e dell'ambiente. Anche la Confcommercio di Pescara è al fianco della FIPE dei pubblici esercizi in questo momento di grande difficoltà a causa Covid. Vediamo il servizio. Confcommercio Pescara e FIPE proseguono la loro sensibilizzazione sul momento che stanno attraversando i pubblici esercizi anche nella nostra regione, nella città di Pescara in particolare, un momento difficile che prosegue e che soprattutto si avverte nel periodo di Natale, Padovano. Si avverte in questo periodo particolarmente, un periodo dove le aziende del food, mi riferisco a tutta la filiera della FIPE, bar, ristoranti, alberghi, discoteche, gastronomia eccetera, erano un momento fondamentale perché chi doveva preparare i cenoni, chi organizzava il Natale all'interno delle infrastrutture, e noi siamo rimasti, queste categorie sono rimaste a piedi. In questo momento particolare francamente non ci siamo riusciti a capire i motivi per cui una filiera di questo settore sia dovuta arrestare le presenze all'interno delle proprie attività. A soffrire sono soprattutto i ristoranti, Padovano. Chi ha aperto, facciamo un esempio, un'attività un anno fa, oggi ha ricevuto i ristori? Allora, questo è un problema che noi abbiamo posto ai nostri parlamentari a livello nazionale e forse loro non hanno ascoltato bene le nostre urla, che poi li vogliamo definire urla, li vogliamo definire suggerimenti. Un'attività, bar, ristorante, discoteca, che ha aperto l'attività il 1 gennaio 2020 ed è entrata in pandemia dall'8 marzo, i ristori non sono andati a quelle attività aperte il 2020. Perché? Perché nel decreto, nel DPCM, stava scritto che possono beneficiare di un ristoro in base al fatturato del 2019. Questo è un problema, è un problema vero. Finché i primi due mesi dell'8 marzo al 5 giugno si poteva anche superare, ma adesso perdere un ulteriore ristoro, io credo che sia un'ingiustizia nei confronti di quelle attività che hanno avuto il coraggio nel 2020 di aprire l'attività. Io credo che su questo momento nel decreto mille proroghe va inserito questo emendamento che consente a tutte le attività aperte dal 2020, perché non hanno uno storico del fatturato 2019, di beneficiare attraverso il proprio fatturato. Può prendere riferimento a un fatturato nel mese di maggio-giugno e da lì, ma non è Padovano la Confcommercio che deve dire come. Loro devono dire, devono mettere il fare, mettere in piedi un'iniziativa parlamentare che risolva questo problema. Restiamo a Pescara, dove online il portale Pescara Virtual Tour, con il quale con un clic da ogni parte del mondo e con qualsiasi dispositivo si può visitare la città e anche fare shopping. Vediamo.
Pescara oggi si proietta nel mondo con questa immagine meravigliosa. Invito tutti quanti, i cittadini e non, a visitare all'interno del sito del comune la pagina Pescara 360 gradi Experience, perché tutti quanti potranno entrare in un mondo virtuale e vedranno una Pescara che non hanno mai visto, bellissima. Accanto a questa operazione, che quindi è una grande operazione di pubblicità e di marketing territoriale, si abbina anche un'operazione commerciale. I nostri commercianti potranno far vedere le loro vetrine in tutto il mondo, non solo, si potrà entrare nei negozi che sono convenzionati con shopping e live e si potrà addirittura acquistare merce. Quindi davvero un prodotto innovativo, forse siamo gli unici in Italia ad aver creato un prodotto del genere. E siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B, seduta mattutina per il Pescara che ieri ha svolto lavoro di scarico per chi è sceso in campo nella partita contro il Brescia, mentre oggi la truppa di Breda ha iniziato a studiare l'avversario di domenica, la Virtus Entella del tecnico abruzzese Vincenzo Vivarini. È rientrato in gruppo l'esterno mancino Masciangelo. Intanto il presidente Sebastiani ha fatto il punto sull'arrivo di un attaccante, ha parlato anche della ricognizione fatta dalla delegazione biancazzurra qualche giorno fa a Silvi per il campo d'allenamento. Vediamo il servizio. Si avvicina il mercato, insomma, state già pensando all'attaccante da affiancare a Seter? Tornano i soliti nomi, Dionisi, ma non solo. Ma non è una novità, io credo che l'abbia detto in più di un'occasione, noi dobbiamo lavorare lì, cercare di farlo il prima possibile per non aspettare tempi lunghi e cercare di prendere un giocatore che stia giocando in questo momento, quindi che abbia la preparazione fatta e che non sia fermo da mesi, quindi cercheremo di portare a Pescara uno o due attaccanti che possano affiancare i nostri, senza dimenticarci che a fine gennaio, se tutto va bene, riavremo anche Asensio. Che aveva un po' anticipato la mia domanda, le stavo per chiedere se Asensio tornerà al Genoa, invece dovrebbe rimanere al Pescara. E perché dovrebbe tornare al Genoa? Asensio, mica se un giocatore si fa male non è che lo buttiamo al mare, noi abbiamo riposto tanta fiducia in Asensio e in Seter. Seter magari voi non lo conoscevate, tanti non lo conoscevano, noi eravamo convinti di aver preso un buon giocatore, lo sta dimostrando e Asensio lo dimostrerà. Resta questa buona prestazione del Pescara dopo l'ottima prestazione con il Brescia, dopo il buon punto di Pisa, è un po' cambiato il vento, Presidente? Ma il Pescara sta facendo quello che doveva fare dall'inizio, perché se avessimo giocato le partite in questa maniera probabilmente saremmo in una posizione di classifica più tranquilla e staremmo parlando di altro, però per fortuna c'è tempo, però non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo uscire dalle sabbie mobili della classifica, cercare di rialzarci il prima possibile. Domenica c'è questa gara di Chiavari, guai a pensare ad una partita semplice, non è sicuramente una formazione allo sbando? Assolutamente no, l'Entella è una squadra forte, anche loro hanno diversi giocatori fuori e quindi anche loro come noi sono stati un po' sfortunati. Però noi dobbiamo giocare come se andassimo a giocare contro la Salernitana, perché se andiamo a Chiavari pensando che giochiamo contro l'ultima della classe non andiamo da nessuna parte, quindi non abbiamo fatto nulla e dobbiamo essere cattivi come lo siamo stati nelle ultime partite. Per chiudere, un'ultimissima battuta, Presidente, il comune di Silvi è pronto ad ospitarvi sui loro campi, è così? No, noi siamo andati a fare una ricognizione perché c'è questo bando che hanno tirato fuori loro, se ci sarà la possibilità siamo a disposizione. Silvi, che una volta era stato individuato come centro per un possibile centro sportivo del Pescara. Sì, poi non se ne fece nulla perché non ci diedero le autorizzazioni, noi avevamo praticamente fatto tutto in quell'occasione, poi non si poteva fare, non mi ricordo quale fu il cavillo amministrativo per il quale non si poteva costruire questo centro nel posto che avevamo individuato, però Silvi è sempre una città che è stata sempre molto vicina al Pescara, ci sono tanti tifosi di Silvi che vengono allo stadio, speriamo di rivederli il prima possibile, appena sarà possibile riportare i tifosi allo stadio, e quindi sarebbe anche un modo per magari portare la squadra anche nei posti dove ha i propri tifosi, se sarà possibile noi, ripeto, siamo pronti.
E adesso la C, la sconfitta di Bisceglie per il Teramo, al gusto amaro della certificazione di un periodo difficile ma che ha radici lontane. Gestione e scelte tecniche, ma non solo, hanno portato a dimenticare la squadra che aveva impressionato ad inizio dell'anno, ad inizio stagione. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. La sconfitta di Bisceglie all'ultima prima delle vacanze, oltre che essere la terza battuta d'arresto del Teramo in stagione, conferma gli interrogativi sinistri che già da qualche tempo ruotano attorno alla squadra di Massimo Paci. La flessione c'è stata ed era anche inevitabile che ci fosse dopo una partenza folgorante che aveva lasciato molti, se non tutti, a bocca aperta. E probabilmente la partita contro la Ternana, alla quale il diavolo arrivava non da favorita ma non certo da vittima sacrificale, tutt'altro, ha rivoluzionato completamente il mondo biancorosso. Non per la sconfitta, sia chiaro, perché il Teramo aveva perso qualche giorno prima anche a Catanzaro, quanto perché alla prova del 9 ha dimostrato quanto la posizione in classifica fosse frutto di una serie di circostanze favorevoli che si incastravano con una condizione atletica spaventosa. I 90 minuti deliberati fecero capire che quei punti di distacco che separavano allora le due formazioni erano bugiardi, troppo più completa la Ternana in ogni zona del campo, nei rincalzi, ma soprattutto in una mentalità che si costruisce con i successi e con la gestione del gruppo. E qui entrano in gioco alcune scelte di Paci, che da lì in poi in alcuni reparti si è incaponito su alcuni elementi senza ruotare, in altri ha ruotato senza che ce ne fosse realmente una motivazione, quasi come se il campo non contasse più, come se le scelte fossero fatte a prescindere. Bombaggi preferito costantemente a Mungo, Santoro inamovibile anche con qualche acciacco con Arrigoni a costo di svilire Viero, a Bisceglie spostato in maniera innaturale nei tre d'attacco, la costante rinuncia a rotazione a sinistra in difesa, così come le apparizioni e sparizioni di Iotti, di Francesco Cappa, Celentano, per poi arrivare al disastro Piacentini, un'opera di autolesionismo generata all'interno e che nessuno, comunque la si veda in società, ha saputo gestire, ovunque stiano le responsabilità. Errato non rinnovare il giocatore in estate, errato metterlo fuori rosa, errato pensare di poterlo sicuramente piazzare a gennaio, errato pensare che chi lo prenderà sborserà quanto il Teramo chiede, insomma un vero disastro, così come la ricompra del Sassuolo potrebbe assicurare al Teramo per Pietro Cianci una cifra però già stabilita e che non dovrebbe variare poi di tanto a seconda delle reti, perché in fondo sul giocatore non credeva nessuno e quando ha cominciato a segnare nessuno ha voluto ammettere che c'era la società neroverde dietro. Magari il direttore sportivo Sandro Federico, il tramite col Sassuolo, proverà a strappare una cifra leggermente superiore, ma è certo che quello che sta accadendo con i procuratori, casi dei rappresentanti di Birligé e Martignago al collegio di garanzia del CONI, con molti componenti dello spogliatoio, non possono che giustificare un capitombolo come quello di Bisceglie, ultimo tassello di una difesa che fino a qualche settimana fa sembrava dovesse diventare protagonista in Europa quanto a imperforabilità e adesso viene costantemente bucata, anche perché Lasic e Diakité, recuperati in extremis, sono stati buttati in campo appena c'è stato l'ok dello staff sanitario. Chiudere il 2020 in questo modo sul campo fa male. Il Teramo tuttavia per ripartire deve fare chiarezza al proprio interno, forse a tutti i livelli. I risultati, quelli di inizio stagione, torneranno di conseguenza. Ora la Serie D, sconfitta ieri per la Vastese che a Piedimonte Matese crolla 3-0 contro i padroni di casa e ora la posizione del tecnico Massimo Silva è a rischio. Il servizio. Alferrante di Piedimonte, ultima gara ufficiale del 2020 per l'FC Matese e la Vastese, entrambe ci tengono a chiudere l'anno con un risultato lusinghiero alla luce dei KO incassati rispettivamente con Cinzia Albalonga e Monte Giorgio. Il fischietto padovano del signor Sassano da garante per la regolarità, contributo tecnico di Antonio Di Perna per riassaporare gli highlights. Il primo sussulto parla abruzzese, calcio d'angolo dalla destra di Filippo in aria, in qualche modo Corcione autore di una conclusione da dimenticare. Piazzato in offensiva per i matesini, Barone col contagiri per Galesio, il cui stacco vincente viene però invalidato dalla Terna. Al quarto d'ora risponde a tono la formazione allenata da Silva, punizione da limite, Obodo la gira bene ma manca di poco il bersaglio, la partita continua ad offrirci spunti da calcio da fermo, prosegue il cambio di fronte, Barone questa volta per la testa di Abré, mira completamente sballata, si ripropone a distanza di qualche minuto il numero 11 biancoverde, taglio sul primo palo da calcio di punizione, di Rienzo arpiona il pallone.
Al 35esimo i campani chiedono un calcio di rigore per un presunto tocco di mani di Cardinale su un pallone alla portata di Galesio. Sassano fa cenno di continuare. Al 39esimo ci prova Dusa, che guadagna qualche metro prima di calciare senza ottenere il risultato sperato. La prima frazione si chiude con una punizione dal limite di Barone, una telefonata per l'estremo difensore di Rienzo, parziale ad occhiali, quello che fa guadagnare gli spogliatoi. All'11esimo del secondo tempo, pallone interessante per Galesio che se lo allunga prima con la testa per poi smistarlo al centro sulla respinta di Rienzo. Angelotti non può mancare l'appuntamento con l'1-0 dell'FC Matese. Trascorrono due minuti, Abreu quasi dalla linea di metà campo tenta un gol da cineteca dopo aver visto il portiere leggermente fuori dai pali. Al minuto numero 21 problemi per l'ex centrocampista del Vasto Girardi, Pasquale Di Lullo, che deve momentaneamente uscire dal campo, che riguadagnerà di lì a qualche istante. Alla mezz'ora il film del raddoppio, Masi entra in area di rigore e con il destro trafigge Di Rienzo per il 2-0. La difesa ospite rea nella circostanza per aver concesso troppa libertà all'autore del gol. Dilaga l'11 di Urbano, il nuovo entrato Walter Ricci si libera di un avversario con una bella giocata, apre il piatto per Galesio che cicca il pallone. Al 90esimo brivido sulla schiena dei locali, Obodo smista nei pressi della porta campana un pallone pericoloso, il protagonista è Palombo che in tuffo ci mette del suo. 93esimo, Setola sulla corsa di prima per Walter Ricci, dopo il velo di Galesio completa la festa con il definitivo 3-0. Il Matese vince e lo fa in maniera convincente, seconda vittoria in campionato che vale il provvisorio a lungo anche sul Giulianova. Prosegue la crisi per la Vastese, a cui manca la vittoria dal lontano 18 ottobre, data dell'1-0 sul Pineto. Il TG6 termina qui, si aggiorna alle ore 19, trovate i nostri servizi on demand sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sulle nostre pagine social. A me non resta che augurarvi una buona vigilia di Natale.